Bene, stamattina facciamo la pulizia totale del forno della nostra cucina. Vedete com'è intasato. Tutto malconcio perché facciamo tante cose. Ogni tanto va pulito bene. Ho già smontato il tutto ed anche il vetro davanti è stato cacciato, quello termico, ed è stato perfettamente pulito. Anche la placca sotto, quella di protezione, è stata cacciata ed è stata pulita. Adesso dobbiamo agire sull'interno. Esistono molti prodotti che possono fare un buon lavoro, ma se vogliamo a volte anche risparmiare, anche spicciarci, ne ho trovato uno molto valido, ma bisogna fare anche un po' di attenzione. Allora, si prende un flacone multiuso riciclato. Bene, in questo flacone metterete dell'acqua abbastanza calda. Questa è la classica soda caustica, quindi abbastanza pericolosa, quindi fate attenzione poi alle mani, specialmente quando si deve pulire all'interno. Con un cucchiaino mettiamo una quantità più o meno non troppo esagerata, ma possiamo dire almeno due cucchiaini di questi, ecco. Volendo vi potete aiutare con l'input, al momento non ce l'ho a disposizione. In questo preciso momento si mette il suo spruzzatore e si agita. L'importante è che sia abbastanza calda l'acqua, altrimenti il potere è divino. Quindi con un guanto entrate dentro e spruzzate. Vedete? In tutte le direzioni. Anche perché quelle, gli altri prodotti che troverete sono anche abbastanza aggressivi, quindi nessuno ti regala niente. In questo caso, con un costo molto basso, specie facilmente reperibile, potete fare un ottimo lavoro. Anche qua, in tutti i punti. Noi non diamo i miracoli che fa vedere qualcuno. Adesso questo lo facciamo agire almeno per un'ora. Almeno per facciamo vedere effetti speciali, ma cose concrete e chiare. Ok. Bene. Dopo un paio di ore più o meno, io ho lasciato anche addirittura 2 ore, volendo anche 3 quarti d'ora sono sufficienti. Si prende un secchio d'acqua, prendete un guanto, ovviamente perché c'è la soda caustica, più resistente possibile, questo è un guanto resistente, di quello spesso. Si passa, ovviamente, adesso c'è. Vedete come esce, è tutto incrostato, vedete come tutto lucido in maniera veloce. Ecco qua. Vediamo il corpo quando esce, vedete? Esce parecchio sporco. Vedete? Quando sugo che uscì. Sempre nero di seppia, sì. Chiaramente bisogna adesso anche guadagnarselo un po', perché insomma è all'interno, impiegarsi. Ok. Esce parecchio, eh.
quasi almeno il 95% lo cacciate sicuramente. E adesso io stacco, faccio vedere a finire il risultato perché non vado comodo col telefonino. Bene, come vedete abbiamo perfettamente sgrassato all'interno in maniera, diciamo, quasi perfetta, ecco, un forno che ha conosciuto tante fritture, anzi tanti arrosti di varie tipologie, ecco. Quindi l'abbiamo utilizzato per parecchio tempo, quindi si era incrostato in maniera molto forte. Anche la parte di qua, come sempre bella lucida, abbiamo rimosso almeno 4 volte l'acqua, così. Quindi questo nero l'abbiamo svuotato 4 volte. Adesso si tratta di dare l'ultima rifinitura con della carta. Mettiamo il resto, il vetro termico, che l'abbiamo cacciato, e il lavoro è svolto. Diffidate di chi vi fa vedere che con un getto di un prodotto possa in pochissimo tempo sgrassare in maniera perfetta. Il trucco è che lo sporco è praticamente fresco e quindi passano sopra praticamente con uno straccio, ma volendo si può cacciare anche con un po' di aceto senza tante storie. Il lavoro duro si deve fare in maniera che ci vuole più tempo e nello stesso tempo il prodotto è anche molto efficace, quello della soda caustica, da fare in maniera un po' leggera, ecco, facendo ovviamente molta attenzione.